una marcia toccante, eroica, guerriera, la leggenda del Piave. L'autore, Giovanni Gaeta, un impiegato delle Poste di Napoli, con lo pseudonimo di E. A. Mario, aveva composto molti successi alla moda. Era popolarissimo tra i giovani che erano andati in guerra. L'inno contribuì a ridare morale alle truppe italiane, al punto che il generale Armando Diaz inviò un telegramma all'autore, nel quale sosteneva che aveva giovato alla riscossa nazionale più di quanto avesse potuto fare lui stesso. La vostra leggenda del Piave al fronte è più di un generale. Cari genitori, ho visto che cosa è la guerra. Certo, quando la gridavamo in piazza eccitati, non si pensava agli orrori della trincea. Ne vedevamo solo la gloria luminosa, non la terribile opera. Cara moglie mia, quando il nemico attacca, pensi alla licenza che ti hanno rifiutato, al cambio che non è giunto. Vorrei fuggire. Invece resto lì, nell'orrenda trincea, dove aspetto solo di vivere o morire. Dopo le nevicate, è curioso vedere da entrambi i lati i soldati che con il badile buttano la neve davanti alle rispettive postazioni. In alcuni casi la distanza tra le linee è di poche decine di metri, ma in questi momenti non ci si spara. Cara madre, io sono ancora vivo e spero di tornare a casa sano e salvo. Ma in queste condizioni, ben presto, l'esercito austriaco ci travolgerà tutti. Ti abbraccio e ti bacio, tuo figlio Gianni. Cara mamma, vengo a te con questo mio scritto per darti le mie notizie. Di salute sto benissimo, come spero che sia di te. Mangio tutto quel che mi danno. Il giorno 15 era la festa dell'Assunta e il nostro cappellano ha celebrato la Santa Messa. Tu non devi rimanere in pensiero, perché qui stiamo benissimo e il morale è alto. E poi vedrai che ritornerò molto presto, forse più presto di quel che si pensa. Termino inviandoti baci e tanti saluti. Salutimi tanto le zie Teresa e Maria e Maddalena e tutti quelli del cortile, tuo figlio. Ciao mamma, stai tranquilla. Ogni giorno sotto il fuoco nemico bisognava rinfittire un tratto di reticolato. Eppure gli uomini erano allegri, tanto che una sera un ragazzo di Napoli, che aveva una gran bella voce, intonò una serenata. Appena ebbe finito, dalle trincee nemiche udimmo un lungo applauso e una voce gridò «L'Ave Maria! L'Ave Maria!». Il ragazzo intonò l'Ave Maria e furono nuovi applausi. Per tutta la notte non vi furono fucilate. Cara mamma, ti scrivo mentre si attende l'ordine di avanzare. Questa è l'ora, non posso sottrarmi. Difficilmente tornerò. Muoio tranquillo, di morte gloriosa e onorata per la nostra bella patria. Cari genitori, vi comunico che un mese dopo essere stato fatto prigioniero mi sono sposato qui in Austria. Tra qualche mese la mia cara sposa darà alla luce un bel bambino. Vi scrivo anche per distruggere la leggenda del cattivo trattamento dei prigionieri, e questo per dovere di coscienza, per saldare in qualche modo il mio debito per tante prove di bontà. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e piove udiva lire lo sgomento. Ai quanta gente ha visto venir giù, lasciare il petto, poiché il nemico irruppe a capo retto. Venivano a gremir tutti i suoi conti.
4 novembre 1918 ho reso lì. La guerra contro l'Austria-Ungheria iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, condusse interrotte dal prisma per 41 mesi e vinse. L'esercito austro-ungarico è annientato. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranze le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz.